السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، بونجورنا توتي، بنفينوتي لهذه الحبة الرابعة questa quarta pillola. Oggi parleremo di un argomento sempre fonetico, sarà da chiedere ma anni stautia marra fernia, una seconda volta. Allora, parliamo oggi delle cosiddette interdentali, che sono la za, la zel e la va. Interdentali perché si pronunciano mettendo la punta della lingua tra i denti. Tha, da, va. La punta, non metà della lingua. Bene. Esempi, salasa, tre. La riz, significa saporito. E zohr, mezzogiorno. Bene, zohr, attenzione. Vahr è la schiena. Zohr. Allora, qui dipende anche molto dai parlanti. Perché molti dialetti, per esempio, non le hanno e sostituiscono con ta, da e ta. Bene, per esempio, salata, Marocco, per esempio, non li conosce, non ce l'ha il dialetto, quindi hanno difficoltà a riprodurle. In Oriente succede anche nei dialetti di città. Per esempio, a Gerusalemme, io dico talate, dico l'aziz e dohor. Bene, quindi sono sostituite o da ta, da zla oppure da sa, za e la, la. Bene, naturalmente in un buon arabo bisogna pronunciare, quindi thalatha, ladiz, zohr. Sentiamo adesso il nostro parlante. Tha, thalathatun, za, ladidun, va, zahr, zohr. Scusa. Sbagliando si impara. Ora trattiamo un altro argomento, che è quello delle cosiddette consonanti enfatiche, che in arabo sono le lettere al-mufakhanat. Al-mufakhanat da fahm, che vuol dire, quindi anche lì c'è l'idea di questi suoni. In ordine alfabetico arabo sono asad, dad, ta, wadda. Bene. Allora, come si pronunciano? Allora, ognuno è la corrispondente enfatica di sad, di sin, dad, di del, ta di ta e va di del. Bene, qui abbiamo tre coppie di parole che si distinguono per sin, sad, non enfatica, enfatica. Allora ve le faccio sentire. Sara, yasiru, vuol dire camminare. Sara vuol dire diventare. Sara, Sara. Tin, pain. Tin, pain. Tin è un collettivo, significa i fichi. Tin è l'argilla, la terracotta. Bene. Sura, sura. Sura è un capitolo del Corano, una sura, diciamo. Sura è immagine, oggi anche fotografia. Allora, da un punto di vista articolatorio, come si distinguono? Per fare una sad, devo fare una sin, ma con la radice della lingua che va indietro. Sa, sa. Con la vocale A lo sentiamo, perché la A, Sara, qui Sara. Bene? Qui distinguiamo già meno, e dipende anche lì dai parlanti. Ciascuno, per esempio in Tunisia, le enfatiche sono poco marcate, quindi si fa fatica a riconoscerle. Stin, Tin, adesso vi faccio sentire la marocchina, che li hanno molto forti. Sura, Sora. Bene? Sara, Sara. Tin, Tin. Sura, Sora. Allora, un problema riguarda queste due, la dad e la va. Questa sarebbe una del enfatica, questa è una zel enfatica. Quindi dad, va, da, va. Ma la maggioranza dei dialetti arabi le confondono. Chi le pronuncia sempre da, chi le pronuncia sempre va. Bene, quindi da dopo. Per esempio in Tunisia lo leggono tutte e due, leggono come va. Allora, come è pronunciata oggi lo sappiamo, come era pronunciata anticamente non è chiaro, ma la lingua araba viene detta Lumat Addad, la lingua del Dad. E gli arabi possono essere chiamati Ahl-Dad, la gente della Dad. Quindi si vede che nel Medioevo era il suono più difficile da articolare. Oggi è diventata enfatica. Bad, va. Bene, cercate di distinguere questi due.
Un altro esempio è quello della coppia Dalla, Dalla. Dalla significa perdere la strada. Dalla, Dalla significa rimanere, continuare. Quindi cercare di distinguere Dalla, Dalla, anche se ripeto, in Marocco pronunciano tutte e due Dalla. Almeno i marocchini normali, poi ci sono quelli che hanno studiato, mentre i tunisini dicono Dalla in entrambi i casi. E vi dicono, non è vero, distinguiamo. Bene, basta per oggi. Ci vediamo per una nuova pillola di arabo. Sanatata, inshallah, fi habba arabia jadida.